Okay. Here is Mrs. Nico, and she is going to make a speech in Italian for the television, the German television. Signora Nico, lei quanti anni ha? No. 9 anni? Non ci credo. Sembra 12 anni. Signora Nico, lei cosa fa qui in Germania? Lei sta in vacanza. Vi piace il soggiorno in Germania? E che cosa piace? Signor amico, che cosa gli piace in Germania? La nebbia. Ma devi parlare anche con le mani. Quasi alta. E sa sciare, signor amico? Così, così. Dove ha imparato a sciare? Signore amico, devi togliersi la mano perché non si può vedere. Ecco, brava, brava. Signor amico, lei cosa fa durante l'anno? Studia? Che scuola? Che scuola frequenta quest'anno? San Domenico. E cosa studia alla scuola San Domenico? Il francese. Allora, vous parlez le français, madame Mico? No. Vous parlez pas encore? Qu'est-ce que vous savez du français? Hein? Dites-moi une phrase en français. Je ne comprends pas le français. Mais tu comprends très bien le français, madame Mico. Non? Et combien de mois tu as fait de français? Monsieur René dit comme si comme ça. Hein? Vous aimez étudier le français? Non. Tu n'aimes pas? Non, je n'aime pas étudier le français. C'est trop difficile pour toi. Mais le français, c'est comme l'italien. Non? C'est facile. C'est très facile, non? C'est facile. Alors, l'année prochaine, madame Mico nous parlera en langue française. Ok, aujourd'hui c'est stop, on arrête. Au revoir. Remerciez la télévision allemande, s'il vous plaît. Dites quelque chose en italien pour remercier le public allemand. Ringraziare il pubblico, per esempio, di qualcosa che c'è in italiano. Allora, arrivederci. Vi ringrazio di avermi ascoltato e vi auguro buon Natale e buon anno. Buon anno. E divertiti bene. E fai come tipo Baudo. Ciao, ciao, ciao. Here is the German television and we have an interview from Mr. Frick.